Il Comune a sostegno dei cosiddetti invisibili, quelle persone in difficoltà, in condizioni di povertà estrema e senza fissa dimora, l'iniziativa è del settore politiche e sociali dell'ente, in collaborazione con Croce Rossa Italiana e Casa del Volontariato. L'ente, grazie alla collaborazione degli assistenti sociali e delle associazioni, andrà ad individuare le persone che hanno questo tipo di necessità e che non usufruiscono al momento dell'assistenza prevista delle politiche sociali, metterà a disposizione due appartamenti del progetto Case. Si va a intercettare in questa maniera un fenomeno sommerso, un progetto sperimentale, unico in Italia, per il quale ci sono 60.000 euro di risorse. Nel concreto diamo disponibilità di due appartamenti del progetto Case, gestiti anche con la casa del volontariato per quanto riguarda i senza fissa dimora. E quindi i partner di questo progetto sono gli assistenti sociali del nostro ufficio, dei servizi sociali, la casa del volontariato e la Croce Rossa Italiana, che si curerà l'aspetto invece socio-sanitario per quanto riguarda soprattutto le famiglie e le persone che rifuggono i servizi sociali e che vanno intercettate, e a cui quindi bisogna dare dignità e visibilità. Ecco, voi avete un patrimonio immobiliare importante, si mette a disposizione il progetto Case, avete già individuato gli appartamenti nello specifico? Sì, sono due appartamenti, uno per le donne e uno per gli uomini, per quanto riguarda il progetto dei senza fissa dimora. Voi più o meno avete contezza del fenomeno, quante persone di questo tipo, in difficoltà di questo tipo ci sono in città? Guarda, in realtà è un progetto sperimentale, sicuramente non abbiamo delle situazioni tragiche come delle altre città, però abbiamo già intercettato quindi dei senza fissa dimora e per questo vogliamo prevenire e assicurare quindi un servizio il più efficace possibile.